andiamo a vedere anche qual è la notizia, la video notizia del giorno, perché sicuramente è la notizia più importante, e parliamo della scuola. La scuola diventa il primo vero banco di prova per il nostro paese, e non solo, dopo il periodo del coronavirus, quindi dopo il periodo di lockdown, al via per 5,6 milioni di studenti l'anno scolastico, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che attraverso i social ha detto: il rientro è un'emozione, siamo con voi, ci saranno dei disagi, sicuramente delle criticità, ma stiamo lavorando per far sì che tutto possa procedere per il meglio. La cerimonia di inaugurazione del nuovo anno si terrà a Vo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. La scuola è il punto più sicuro, così ha detto il ministro dell'istruzione Azzolina. Ci sono operatori formati, il distanziamento, ci sono le mascherine. Al momento ne sono state inviate 94 milioni. Si stanno distribuendo in diverse tranche. Ovviamente ci sono molte criticità e molte polemiche, perché non tutte le scuole si dicono pronte ad aprire in sicurezza. Molti presidi hanno lanciato l'appello ai genitori di far portare direttamente dai bambini, dai ragazzi, le mascherine, perché non ci sarebbero a disposizione tutte quelle necessarie per far fronte alle esigenze sia di professori e quindi e anche di studenti. E naturalmente poi c'è tutto il tema dei banchi con le rotelle, non sono arrivati in tutte le scuole. Alcune scuole, come detto, non riapriranno oggi ma riapriranno più avanti. C'è il referendum del prossimo fine settimana che porterà a una chiusura proprio per la preparazione dei seggi, quindi con un ulteriore distacco da quella che è la ripresa dell'anno scolastico. E poi le paure legate all'ipotesi di aumento di contagi e quindi di eventuali chiusure ulteriori e quarantene qualora dovessero esserci dei casi di coronavirus. Naturalmente anche qui si naviga a vista, però insomma, al di là di queste criticità, di queste polemiche, in bocca al lupo per tutti gli studenti che riprendono l'anno scolastico.